Oggi qui abbiamo 180 colleghi che faranno il giuramento di Florence Nightingale, la nostra madre fondatrice dell'infermieristica moderna, che servirà proprio appunto per cercare di dettare le basi di quelle che sono le regole del nostro codice deontologico, quindi l'etica professionale, l'etica che ogni infermiere deve avere affinché si possa garantire l'eccellenza del servizio che verrà fornito nei vari setting, sia pubblici che privati. Hanno fatto giuramento proprio nella giornata internazionale dell'infermiere il 12 maggio. Quest'anno infatti il tema scelto dall'Ordine di Arezzo è legato alla deontologia professionale e al codice che la regola. Il nostro compito da Ordine Professionale è proprio quello, cercare di creare le basi affinché la nuova linfa, che sarà la linfa che entrerà nei vari reparti, sarà linfa buona che porterà innovazione grazie anche a corsi di formazione e a percorsi universitari, magistrali, di specializzazione, così tali da poter specializzare sempre di più questa professione e i nostri professionisti. Una riflessione che non poteva che partire dall'esperienza degli ultimi terribili 2 anni, che però paradossalmente hanno messo in risalto la figura dell'infermiere. Di necessità per quello che riguarda la figura dell'infermiere ce n'è tanta e saranno sempre di più le richieste che verranno fatte di infermieri, proprio perché i bisogni sono aumentati. Quindi abbiamo visto che il PNRR investe molto sul territorio e l'infermiere di famiglia e comunità è proprio la figura che andrà a svilupparsi sempre di più, perché questa pandemia ci ha dato l'impressione e ci ha dato la consapevolezza che la figura dell'infermiere è una figura portante del sistema sanitario e soprattutto del sistema sanitario territoriale. È stata così una giornata per richiedere da parte degli stessi professionisti un vero e proprio cambio di passo. Oggi riuscire anche a far comprendere quanto è cambiata la figura dell'infermiere in questi ultimi anni è veramente importante. Non si parla più di corsi regionali, si parla di lauree chiaramente triennali, con master di primo e secondo livello, lauree magistrali, dottorati di ricerca. Oggi l'infermiere è anche professore universitario, quindi bisogna in qualche modo cercare di far comprendere che questa figura è una figura intellettuale e un professionista della salute a 360 gradi.